Incastrare bene, perché se incastro male, dopo non posso più mettere sulle spalle. Back position, e da questa posizione parto, faccio slancio. Posso fare più stare nel back, dipende dalla mia preparazione, chi come vuole, ok? Io ad esempio 310 ripetizioni con 16 kg in 10 minuti, allora il mio ritmo diverso è questo. Scientifica, a scuola, bambini, insegnare a fare corretto per salute, perché questo, se i bambini iniziano a imparare qua, rischi di fare male spalle e tutto il resto, è sbagliato il gesto corretto del movimento, perché è dello sport. Lo classico, perfetto per tutti, è questo, la fissazione, lasciare cadere il peso libero, spostare la testa, avvicinare il volto. Arrivo a frenare, il triceps, frenare il corpo, petto, frena, 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 e poi solo l'ultimo movimento, poco tirare l'alto, ma non questo, non così rimanere, poco, hop, hop, per togliere le braccia, questo non va bene, perché tu fai stop, allora attenzione, questo, ok, numero uno questo, numero due, fare ammortizzazione, entrare nelle fasi aeree e andare incontro sulle punte. Oh! Subire allo scarico. Chiaro? Questo è il numero 3, non ammortizzare solo con massa muscolare, sarebbe come io ho fatto con 16 kg. Si può fare questo tipo di ammortizzazioni con atleti molto grossi che non sentono il peso del kettlebell, atleti che fanno molto alto numero di ripetizioni. Esempio io, se io con 24 kg devo fare
in 10 minuti 200, cioè io non ho tempo di fare, no, io devo fare perché è fissazione, perciò io e anche non sento io 24 kg che mi pesano. Butto peso fase aerea, gomiti, e altezza del vista. Vedi? E chiudi, chiaro? Due dita. Pam, pam. Diverse tecniche, ma non è la tematica per quel livello. Basta questa informazione. Perché sennò troppo. Che non entra dentro nella tematica del primo livello.